Ciao amici, un'altra cosa che pratico spesso ormai dal 2020 è lo yoga. E anche lo yoga, come la corsa e tanti altri tipi di allenamento, non ho sempre pensato che facesse per me. Non l'ho sempre visto come un allenamento vero e proprio, per questo devo chiedere scusa allo yoga e scusa alla me stessa che oggi pratica yoga, perché i benefici che porta lo yoga, diciamocelo, sono unici nel loro genere. Questo vale ovviamente anche durante il periodo della gravidanza. La cosa più bella è che non serve avere una conoscenza o praticare lo yoga da tempo per farlo in gravidanza. Esistono allenamenti più corti, più lunghi, più meno intensi. Diciamo che anche quello si adatta alle necessità di una persona. Tra i tanti benefici c'è che calma l'ansia da gravidanza, cosa che molte di noi provano. Ti aiuta ad entrare in contatto con te stessa e con quello che stai vivendo, a respirare veramente, cosa che quando si fa yoga ci si rende conto che non facciamo molto bene. Prepara il corpo e la mente al momento del parto e del postpartum e allevia in generale tantissimi sintomi. Yoga è entrare in contatto con se stessi, quindi sì che può essere veramente molto difficile perché noi siamo abituati a vivere freneticamente, non ce la facciamo a fermarci e a respirare veramente, però se non lo si fa in questo momento della nostra vita, quando lo facciamo? Il nostro percorso insieme continua, è uscito l'allenamento insieme a Divana sull'app di NTC, proprio dedicato allo yoga prenatale. Vi lascio il link qua, provatelo, mi raccomando, fatemi sapere come vi sentite dopo, ma sono sicura che sarà una bomba. Thank you.